11, Pico di Gan, 12, Olivo, D'Arrivo. Artepiano, Phoenix, HBD. Stacco della macchina, c'è lotta per il comando tra Ocean TR e Privilection One. L'errore e la squalifica per Picaccio de Diablo. Parcheggia in terza posizione Pepita Bar. 13-7 il lancio con Privilection One Battistrada nei confronti di Ocean TR. I primi 400 metri se ne vanno in 29-1, modera l'andatura il favoritissimo e davanti alle tribune guida su Ocean TR, risale al largo gradualmente Onivederum. Viene via in terza corsia, primo match dopo 600 metri in 44-8. Primo match va in aggiramento su Onivederum, cerca di avvicinare il leader, si estromette invece Onivederum. Ocean TR lì a tiro per linee interne, traffica Pepita Bar a largo Pico di Gan, 1 minuto e 5 decimi, il mezzo miglio da 1.15.6. Pepita Bar muove in seconda pariglia per anticipare Pico di Gan. Guadagna una posizione di dentro Palma Trio, mentre Privilection One mette assieme 1000 metri in 1.16. 500 metri alla conclusione con Privilection One leader sul primo match e Ocean TR fa fatica a Pico di Gan che non va oltre Pepita Bar sull'accelerazione in 14.6, 1.37, 1.200 iniziali con i quali Privilection One allunga ma primo match con coraggio rimane a destra, Ocean TR un po' in crisi, Pepita Bar che si avvicina, Privilection One e primo match in lotta aperta con primo match che insiste, rimonta l'avversario, tende a passare di un muso, forse a una testa, sgabbia Palma Trio, il palo però si avvicina, primo match vince facendo un numero al secondo posto d'opportunista Palma Trio. Al terzo un troppo arrendevole, Privilection One, 2 minuti abbondanti, 29 e mezzo, gli ultimi 400 metri, 1.15.1, la media al chilometro, bel primo piano di primo match con Giovanni Petraroli alla guida, al training e alla proprietà di questo forte figlio di Alison Olov. Al secondo posto il numero 9, Palma Trio, al terzo il favorito e deludente Privilection One, pertanto 5, 9, 6, l'arrivo ufficioso della quinta corsa vinta da primo match con Giovanni Petraroli.